In lontananza c'è fumo nero che sale verso il cielo, probabilmente l'ultimo incendio in ordine di tempo di copertoni e altri rifiuti avvolti in balle di panni. Non è cambiata molto la situazione nella Terra dei Fuochi, quella che dall'area sud di Caserta arriva a quella nord di Napoli, una zona dove la camorra smaltisce senza vergogna i rifiuti illeciti con dei roghi avvelenando i campi. Finché non saranno spenti tutti fino all'ultimo, parleremo sempre ancora di roghi tossici. Perché rogo tossico vuol dire fumo nero, vuol dire inquinamento ambientale, vuol dire malattie e morte per la nostra gente. Qualche giorno fa è stata pubblicata la lettera dei nostri vescovi, visto il cardinale Sepe con sei vescovi delle nostre diocesi, proprio le diocesi più interessate, hanno proprio lanciato questo grido di allarme. A Villa di Breano, in provincia di Caserta, a pochi chilometri da Casal di Principe, la città che ha purtroppo dato il nome non a un popolo ma a un clan, la Chiesa ha chiamato a raccolta le istituzioni per trovare una soluzione a questo ormai antico problema. Certamente si è diventati molto più sensibili, molto più attenti e noi come Chiesa siamo chiamati non solo a sensibilizzare su quello che può essere il pericolo che questi rifiuti comportano, ma direi anche a suscitare una sensibilità di pensiero, di giudizio, da cui può nascere poi un impegno ad essere attenti alla realtà.